testimonianza invincibile per tutta la vita, per tutta la vita. 100 volte, e in questi ultimi anni più ancora di un tempo, non avrei avuto che allungare la mano e cogliere offerte di denaro, dagio, in cambio del dono del mio corpo. E sempre, infallibilmente, la ripugnanza me l'ha impedito, istintiva, per nulla razionale, per nulla morale, una ripugnanza fisica, l'obbedienza a non so quale legge segreta, la legge della mia sorte. Avreste potuto con la vostra bellezza unita al vostro ingegno divenire una delle regine d'Europa, se aveste voluto, mi diceva un giorno un uomo di grande razza da intenditore. Non ho voluto. È così, e non saprò mai bene perché. Io che do agli atti fisici un'importanza assai relativa, che qualche rara volta persino mi sono concessa e ho preso senza amore, per il solo piacere dei sensi, io che sono libera da ogni pregiudizio, io l'anarchica, perché mai tutta la vita mi è stato impossibile vendermi? Arrivo fino ad ascoltare le proposte per il gusto un po' malsano di vedere come i vari campioni della fauna si differenzino in identiche situazioni. Arrivo sino ad escamotè come ieri un piccolo dono, poco più di un mazzo di rose. Poi, punto fermo. Non intrattengo le speranze, non godo di far soffrire. La mia civetteria non va quasi mai oltre lo spazio di una o due sere. Quasi sempre la civetteria non entra neppure in gioco. Gli uomini più diversi, d'ogni età, d'ogni mentalità, subiscono quello che chiamano il mio fascino. Ma sono subito avvertiti, senza che io parli, dell'inanità del loro desiderio, se non mi risponde il mio, franco. E anche qui, per legge misteriosa, per sorte misteriosa, coloro che mi piacciono per un giorno o per anni sono quasi sempre della stessa mia specie, dispregiatrice del denaro, nulla tenente. Ah.